Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Antonella Elia in questi ultimi giorni ha parlato di Soleil Sorge, sua attuale collega alla Pupa e il Secchione, che cosa ha detto su di lei? Antonella Elia e Soleil Sorge sono attualmente due dei giudici della nuova edizione della Pupa e il Secchione Show, condotto dalla mitica Barbara D'Urso. Ricoprono questo ruolo insieme a Federico Fashion Style, che qualche mese fa abbiamo visto protagonista a Ballando con le Stelle su Rai 1 da Milly Carlucci. Antonella Elia e Soleil Sorge. Tuttavia, Antonella Elia, ex Geffina anche lei ed ex opinionista del Grande Fratello VIP, non ha potuto presenziare nel corso della prima puntata, andata in onda martedì sera. È infatti risultata positiva al Covid-19 e per questo motivo, si è collegata da casa. Al di là di questo, che cosa ha detto sulla sua attuale collega? Antonella Elia senza freni ammette tutto su Soleil. La prima puntata della Pupa e il Secchione Show, andata in onda martedì scorso, ha riscosso un grande successo tra il pubblico, che ha accolto più che positivamente la proposta del programma rivisitato e trasformato in un reality. Anche gli stessi concorrenti, sia Puppe, I, che Secchioni, E, hanno ottenuto un buon riscontro da parte dei telespettatori. Non sono comunque mancati gli scontri o i botta e risposta come quello tra Soleil Sorge e Mila Suarez, ex fiamma di Alex Belli. Ma proprio Soleil è stata anche argomento di una diretta social di Antonella Elia in questi ultimi giorni, dove ne ha parlato in termini più che positivi, lasciando tutti i fan un po' sorpresi visto che durante il Grande Fratello VIP ha sempre commentato in maniera più negativa il suo personaggio. Soleil è pagata per. Nella sua diretta, Antonella Elia ci ha tenuto a precisare innanzitutto perché ora come ora usa altri toni per parlare di Soleil. Ecco le sue parole, come riportato da Bixi: come mai l'ho criticata in passato? Soleil non mi è piaciuta per niente dentro la casa, soprattutto per la tresca con quell'altro e la finta moglie. Però una cosa è vedere una persona nella casa, poi una persona magari anche diversa da quella che si vede all'interno di un reality, la scoprirò personalmente di persona. E poi è passata a parlare della collega nel ruolo attuale ricoperto alla Pupa e il Secchione: penso che è molto brava a parlare, è molto sveglia, ha un gran pelo sullo stomaco, regge le emozioni benissimo. Io per dire, quando discuto mi agito parecchio e perdo i limiti, invece lei è in grado di rimanere fredda. Soleil è pagata per parlare, farla stare zitta sarebbe sbagliato. Soleil parla, anche molte lingue devo dire. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.